arrivato subito all'ospedale, diciamo, perché mia moglie ha partorito qui. Ma quello che ho visto, mi è piaciuto tanto, perché la spiaggia è meravigliosa e sono andato a fare due passi in centro e mi è piaciuto tanto. E spero di cominciare a conoscere un po' di più, perché è veramente bello. Sì, aspetto comune tra Uruguay e Palermo è quello di la gente, che sono così normali. E dopo mi sono reso conto che guidano uguale a noi, tipo un po' pericoloso, ma dopo è un po' simile a Uruguay. Sì. La scelta Mondello da vivere è stato un po' parlando un po' con tutti, più con Giancarlo che mi ha detto, Giancarlo Gonzalez, che tipo mi ha detto di venire qua, perché è veramente bello, si sta bene, è tranquillo, e l'ho visto appena sono arrivato, ho visto che è un po' tranquillo, un po' è bello, perché c'è pure il mare, è bellissimo. Quello che rappresenta il mare per me è quello che ti dà serenità. Venire qua a vedere il mare e farti un tuffo, quello è veramente bello. L'impressione mia sulla gente di Palermo è sono gentilissime. Quando sono appena arrivato, ci siamo incontrati con amici che hanno dato una mano grandissima, e ringrazio a loro, perché veramente hanno stato gentilissimi con noi, perché senza loro no, mi sa che no, abbiamo andato un po' in difficoltà. La scelta che abbiamo avuto con il mio procuratore di venire a Palermo, si è parlato un po' poco, perché lui mi ha detto di venire qua e subito abbiamo detto va bene, perché è una squadra che lotta sempre per salire in A. L'emozione di giocare al Barbera è quella di un calciatore che vuole ricominciare. Ha tanta voglia di fare bene, e lo stadio è veramente bellissimo, è grande, e come ti dico, l'obiettivo più importante è salire con il Palermo in A, e speriamo di vincere tante partite al Barbera, perché è bellissimo. Con mia mamma gioca a calcio, e è stato bellissimo vederla giocare, perché lei giocava più per divertimento che professionista, perché giocava. Lei era un difensore centrale, io sono un trequartista, quindi siamo un po' diversi. Ma lei era bravissima a giocare, perché mi piaceva tanto vederla giocare, e penso che quello di calcio ho tenuto tutta da lei. Il calcio per me è importantissimo, perché se non fosse per il calcio io non lo so che facevo in questa vita, ma il calcio è stato quello che mi ha dato la spinta di voler fare ogni giorno meglio della mia vita e superarmi ogni giorno, e quello è stato bellissimo, incontrare il calcio, perché è quello che mi piace, è quello che abbiamo in famiglia, le piacciono a tutti, e sono contento di giocare a calcio. Io come papà sono un po' buono, perché lascio fare tanto, ma a volte come che mi parte un po' la testa, perché fanno troppo casino. La piccola un po' di meno piange adesso, ma il piccolo Gianluca mi fa un po' arrabbiare. Con
moglie è stata importantissima per me perché siamo tanti anni insieme e lei mi aiuta ogni giorno con tutto. È lei la che fa tutto a casa, fa tutto lei e devo ringraziarle ogni giorno che sta a fianco a me perché mi dà la forza di continuare momenti brutti, momenti felici, sta sempre con me. Il mate per me rappresenta l'Uruguay perché tutti gli uruguayani che vedi nel calcio tutti prendono il mate e quello noi in Uruguay con questo mate facciamo un po' in spogliatoio si fa gruppo, si prende il mate, si sa veramente bello. Sì, vorrei imparare un po' il palermitano perché in spogliatoio a volte sento delle parole che non le capisco, ma chiedo sempre quello che cosa è, che ha detto, che piano piano imparerò un po' di più. Il mio desiderio per questa stagione è quella di giocare più partite possibile, di fare bene ovviamente e di portare a Palermo dove merita.